La zampa d'orso. In una delle valli montane del Mansalka viveva un lappone di nome Irian, con sua moglie Audne e due figli Endo e Gabe. Non avevano renne né altro bestiame, ma cacciavano la selvaggina vivendo di quella e non venivano mai in contatto con altre persone. Irian era quieto e taciturno, intelligente e pacifico. Spesso, quando vagava da solo per le lande, rimaneva via molti giorni, senza che nessuno sapesse dov'era o cosa facesse. E allora a volte la moglie diceva ai figli: «Dove è andato a finire vostro padre? Andate a vedere se lo trovate». Spesso aveva il presentimento che gli fosse accaduto qualcosa o persino che fosse morto nel bosco. Ma quando tornava a casa, nessuno osava chiedergli dove era stato o cosa avesse fatto. Sapevano che non amava simili domande. Era un tardo autunno. Le foglie erano cadute dagli alberi e le notti erano buie. Una notte la donna notò che il marito era di nuovo scomparso. Lo cercò ovunque intorno alla baracca, ma non lo trovò. Allora disse ai figli: «Andate nel bosco a cercare vostro padre». Quelli ubbidirono subito e cercarono ovunque, chiamando il padre a gran voce, ma non videro né sentirono nulla che potesse portarli sulle loro tracce. Perciò tornarono a casa. Venne l'inverno e le giornate si fecero più corte, ma il padre non tornava. L'inverno passò, la neve si sciolse e venne la primavera. Un giorno i ragazzi erano fuori a caccia e arrivarono dietro la montagna dall'altra parte della valle. Lì incontrarono il padre. Era ritroso, ma riconobbe i suoi figli e disse loro parole dolci. Tornarono poi insieme a casa dalla madre, che quasi non lo riconobbe quando entrò nella capanna. Da molto tempo ormai lo credeva morto e perciò aveva già sofferto tanto. Ora però fu contenta di rivederlo e gli fece molte domande su come fosse vissuto, ma Irian tacque sempre, finché la moglie dovette smettere di chiedere e l'uomo rimase in pace con lei per tutta l'estate. L'autunno venne e se ne andò, ma quando la prima neve cadde nella valle, Irian scomparve di nuovo. Il maggiore dei figli lo aveva visto entrare nel bosco. E quando la madre chiese di lui, rispose: «Questa mattina l'ho visto andare nel bosco». Allora Audne andò lei stessa a cercare il marito e disse ai ragazzi: «Rimanete qui mentre io vado a cercare papà». Poi seguì le sue orme nel bosco di abeti, col cuore gonfio e gli occhi attenti, e salì verso la montagna. Lì le orme si fermavano a un cespuglio e vide che l'uomo vi aveva girato più volte intorno. Ma alla fine le orme erano diventate orme d'orso che salivano per la montagna. Allora anche la donna iniziò a girare intorno al cespuglio più volte. D'improvviso sentì in sé qualcosa di strano e quando si guardò non aveva più il suo vecchio corpo. Si era trasformata in un orso con grosse zampe e un grugno lungo e orribile. Ora comprese cos'era accaduto a Irian e continuò a seguire le tracce dietro la montagna, finché non giunse a una grotta. Lì un vecchio orso era caduto in letargo per l'inverno, ma era Irian, suo marito. «Ai, ai!» gridò l'uomo quando vide la moglie. «Sei arrivata fin qui, grande sventura hai portato su noi due. Non potremo più ridiventare uomini né tornare indietro, e quando i ragazzi scopriranno che siamo scomparsi entrambi, penseranno che gli animali selvatici ci hanno mangiato e verranno qui a ucciderci. Ma ora non c'era altro da fare che rimanere qui finché i ragazzi non arriveranno. Ora cadrò sotto la freccia di Endo. Tu rimani ferma finché mi hanno scoiato e avranno steso la mia pelle sull'erba. A quel punto affrettati a uscire e cerca di saltare sulla mia pelle. Solo così tornerai a essere una donna». Quando la moglie sentì queste parole, piangendo tentò di convincerlo a fuggire con lei nelle regioni disabitate, ma lui disse: «Non servirebbe a niente, cara moglie». E così dovette calmarsi e aspettare lo svolgersi degli eventi. Per 3 giorni interi Irian e Audne giacquero insieme nella grotta. La sera del terzo, al tramonto, sentirono qualcuno gridare molto lontano, nel profondo del bosco. Erano i ragazzi che si avvicinavano sempre più alla tana dell'orso. Allora Irian disse alla moglie: «Ora, cara moglie, dobbiamo separarci. Le voci dei ragazzi sono vicine.
ma tu fai come ti ho detto. Lei promise e si salutarono. Quando il vecchio orso uscì, i figli erano già lì e il padre cadde subito sotto la freccia di Endo. Poi i ragazzi scuoiarono l'orso e stesero la pelle in terra. Ma nell'istante stesso in cui ebbero finito, l'altro orso saltò fuori dalla tana e corse verso la pelle e diventò una donna. Era Utne. Endo e Gabe piansero molto quando la madre raccontò come erano andate le cose e che quello che avevano ucciso era il loro povero padre. Poi, guardandola meglio, videro che aveva una zampa d'orso al posto del piede sinistro. La zampa posteriore sinistra dell'orso era rimasta fuori dalla pelle quando aveva saltato. Quella zampa d'orso, la donna, dovette tenersela per tutta la vita. Ora è morta, ma la pelle d'orso è conservata ancora oggi dalla stirpe di Irian.